Eccoci e bentornati sul mio canale. Nuovi video di news, nuovi video di aggiornamenti su Call of Duty Black Ops 3. Direttamente dal profilo Activision, dal blog ufficiale Activision e Treyarch dedicate alle FAQ del titolo, arriva una notizia veramente molto interessante su Call of Duty Black Ops 3. Praticamente per chi ha giocato dei titoli precedenti, adesso ve lo andrò subito a dire di che titoli sto parlando, della serie di Call of Duty Black Ops 3, si avranno in cambio dei veri e premi, si riceveranno dei premi veramente molto interessanti. I titoli in questione sono Call of Duty Black Ops 2, Call of Duty Ghost o Call of Duty Advanced Warfare. In questa immagine potrete capire molto di più. Premetto che questo programma è disponibile solamente per le next gen, quindi PlayStation 4, Xbox One e PC. Quindi, livelli raggiunti in Call of Duty Black Ops 2 o Call of Duty Ghost o Call of Duty Advanced Warfare ci daranno la possibilità di ottenere dei premi speciali. Partiamo, se raggiungiamo il livello 10, o meglio, se abbiamo superato il livello 10 in Call of Duty Black Ops 2 o in Call of Duty Ghost o in Call of Duty Advanced Warfare, otterremo un biglietto da visita come nell'immagine. Se invece abbiamo superato il livello 31, riusciremo ad avere ben 3 diversi e differenti mirini da utilizzare, ovviamente ad esempio sul mirino Red Dot. Invece se abbiamo prestigiato in Call of Duty Black Ops 2 o in Call of Duty Ghost o in Call of Duty Advanced Warfare, riceveremo in cambio una vera e propria mimetica da poter utilizzare sempre su Call of Duty Black Ops 3. Quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti se rientrate in uno dei tre. Io praticamente rientro in tutti e tre, quindi potremo vedere il biglietto da visita, potremo vedere i mirini e potremo vedere questa nuova mimetica. Fatemi sapere quindi in quale dei tre rientrate e perché. E se il video vi è piaciuto, iscrivetevi sul mio canale, mettete un bel mi piace sul mio video e ci vediamo con tanti nuovi video sempre qui, sempre sul mio canale.